Gino Gambardella, sindaco di Visciano. Parte da qui il piano di esercitazione previsto dal piano di emergenza comunale. Quanto è importante in questo territorio mettere in pratica ciò che un piano ha scritto per tutelare la salute dei cittadini? Noi diciamo, siamo uno dei paesi colpiti dal terremoto dell'80, diciamo in una situazione di grossa gravità. È stata sempre una preoccupazione di questa amministrazione diciamo di dotarsi di un piano di protezione civile e infatti Visciano è uno dei primi paesi che ha approvato questo piano di protezione civile gestito dall'Agenzia Locale di Sviluppo per dare al paese quanto meno disagi possibili in caso di calamità naturali. Oggi si svolgerà questa esercitazione di evacuazione nella scuola e noi speriamo quanto prima di farla anche per la popolazione, per i rioni proprio qui del paese, della città. Ci siamo attivati molto creando proprio dei gruppi di protezione civile, sia quelli comunali sia quello di volontariato, quindi siamo attrezzati per eventuali problemi del genere e oggi sono presenti anche essi nella esercitazione che andiamo adesso a fare. Io ringrazio l'agenzia per questa cosa perché praticamente ha trovato terreno fertile come primo comune dove si è approvato sia il piano di protezione civile e sia questa esercitazione di evacuazione. Orazio Colucci, geologo e coordinatore dei piani di emergenza dell'Agenzia Ranolana. L'Agenzia Ranolana ha redatto il piano di emergenza comunale di Visciano. Che cosa sta accadendo oggi? Stiamo testando il piano di protezione civile comunale rapportandolo a quello che sono le strutture scolastiche. Proviamo stamattina una evacuazione dell'istituto scolastico Rossini cercando di capire quelli che possono essere i deficit oppure le virtù di un piano di protezione civile in relazione a quelle che sono state le scelte pianificatorie in emergenza. Noi come vediamo qui all'esterno dell'istituto c'è un'area di emergenza di protezione civile, scelta in caso di evento. Stamattina simuleremo un evento sismico, questo evento porterà i ragazzi all'esterno dell'istituto scolastico e ci sarà il checkpoint per il raccordo con i genitori. In emergenza tutto funziona se la catena di comando e controllo è rispettata. Noi stamattina stiamo testando la catena di comando e controllo. Bartolomeo Perna, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rossini di Visciano. Nel suo istituto è stato sperimentato il primo piano di raccordo tra il piano di evacuazione interno, quello della scuola, e il piano di evacuazione comunale. Ci può spiegare che cosa è successo in questi minuti? Allora, noi come scuola ci teniamo per il bene comune, per i ragazzi. Abbiamo aderito a questo progetto perché ci teniamo per la sicurezza di tutti, ma soprattutto per i ragazzi. E abbiamo avuto un'esperienza fantastica perché abbiamo sperimentato veramente un vero piano di evacuazione con tutte le forze in campo, con la protezione civile, con i volontari, con il comune, in sinergia tutte queste forze sul campo per
sperimentare una vera e propria evacuazione. I ragazzi sono stati fantastici, entusiasti di fare questa esperienza, per cui sono molto molto contento. Il nucleo volontario di protezione civile Firefox ha partecipato oggi a questa esercitazione. Ci spiega cosa hanno fatto i bambini? Hanno simulato un terremoto, hanno fatto un'evacuazione con le loro maestre e i volontari che stavano dentro. Sono rimasti dei bambini dentro impauriti che non sono riusciti ad uscire con i propri amici. Siamo entrati per un incendio, non si è saputo da cosa e da dove sia stato scaturito. Abbiamo presidiato su questo incendio, abbiamo preso questi bambini che stavano in classe impauriti, li abbiamo portati fuori. In più un nostro operatore ha avuto un piccolo problemino dal troppo fumo respirato ed è rimasto intrappolato in un'aula dove l'abbiamo preso e riportato fuori. È rianimato con un piccolo massaggio cardiaco. Quindi in pochi minuti avete previsto ogni possibile situazione di pericolo in caso di terremoto. Com'è possibile riuscire a salvare la vita delle persone in questo modo? Ci sono molti corsi di formazione, quindi abbiamo periodicamente corsi di formazione sia nei nostri centri che anche con i vigili del fuoco e le strutture sanitarie. Quindi gli operatori che hanno operato in questo momento sono perfettamente qualificati. Da Visciano è tutto, buona giornata.